Ciao a tutti, ultimo video di scomposizione riguardanti il trinomio notevole e non, trinomio di secondo grado, tratti, come avete visto, dal libro Testo Algebra Blu di autori Bergamini, Trifone Barozzi, edito Zanichelli. Cominciamo da questa carrellata di 10 esercizi. Cominciamo dal primo. Abbiamo un A quadro più 8A più 15. Come al solito guardiamo il coefficiente determinato 15, che è 5 per 3, quindi abbiamo un A più 3 sicuramente per una 5 di scomposizione di questo quadro più 2a più 8a più 15, a quadro più 4a meno 21. Guardiamo meno 21, vediamo che 7 meno 3 è sicuramente 4, 7 per meno 3 è 21, quindi un a meno 3 per un a più 7 è certamente la scomposizione di quel trinomio a quadro più 4a meno 21, a quadro meno 15a più 48. Chiedo scusa, quadro meno 14a più 48, chiedo scusa, abbiamo che meno 12 per meno 4 fa dunque 48 è un meno 12 meno 4, ma anche un meno 8 per meno 6, quindi meno 8 per meno 6 è più 48, meno per meno più, meno 8 meno 6 è meno 14, quindi questa è una meno 8 per una meno 6. Meno x quadro più 7x meno 12. Questa è una novità, il coefficiente del termine x quadro non è 1 ma è meno 1, quindi raccogliamo fattore comune un meno, lo possiamo fare, abbiamo un x quadro meno 7x più 12 e pertanto guardando 12 il termine noto che è un meno 4 per meno 3, meno per meno più 4 per 3 12, meno 4 meno 3 è proprio meno 7, quindi questo è un meno, aperta tonda, x meno 4 per x meno 3 e quindi in definitiva possiamo anche moltiplicare quel meno per ad esempio questa parentesi qui e quindi scrivere ad esempio lasciare così o meno x meno 4 per x meno 3 o anche 4 meno x per x meno 3 potrebbe essere ugualmente la scomposizione di quel meno x quadro più 7x meno 12, quindi lo possiamo scrivere qui anche come un, ripeto, 4 meno x moltiplicando quel meno 1 per x meno 4 che moltiplica un x meno 3 meno x quadro più 4x meno 5, stesso discorso, raccogliamo un meno. Scriviamo x quadro meno 4x meno 5, notiamo che meno 5 per più 1 è meno 5, meno 5 più 1 è meno 4, quindi questo è un meno x meno 5 per un x più 1 e di conseguenza cambiando il segno otteniamo un 5 meno x per un x più 1 che è la scomposizione di questo meno x quadro più 4x più 5. Riprendiamo a quadro più a meno 20, questo è un normalissimo trinomio notevole dove 5 meno 1 fa chiedo scusa, dove 5 meno 4 fa 1 e 5 per meno 4 fa meno 20, quindi è un a meno 4 per un a più 5, la scomposizione di questo a quadro più a meno 20, ma che abbiamo, più visto volte, che abbiamo visto più volte nei precedenti video. Y quadro più 3y meno 40, anche qui è evidente come 8 meno 5 faccia 3, 8 per meno 5 faccia meno 40, quindi questo è un y meno 5 per un y più 8, la scomposizione di questo y quadro più 3y meno 40, b quadro più 2b meno 8, trinomio notevole di secondo grado nella variabile b, dove è evidente che 4 meno 2 faccia 2, 4 per meno 2 è 8, quindi è un b meno 2 per un b più 4. E infine gli ultimi due, x quadro più 21x più 80. Dunque, anche qui dobbiamo pensare a due numeri che moltiplicati ci diano evidentemente 80 e sommati ci diano 21. Qui abbiamo che 80 è un 4 moltiplicato 20, ma non solo, anche un 8 per 10. Attenzione che 8 più 10 fa 18, 8 per 10 è anche 80. Ma 80 è anche un 5 per 16, infatti 5 più 16 fa 21, quindi è un x più 5 per un x più 16. Stavo pensando ovviamente a tutte le combinazioni, tutti i possibili divisori di 80, tra questi c'è il 5, quindi 5 più 16 è 21, x più 5 per x più 16 è la scomposizione di questo x quadro più 21x più 80, x quadro meno 5x meno 14. Allora abbiamo che meno 7 più 2 è meno 5, meno 7 più 2 è meno 14, quindi x meno 7 per x più 2 è l'ultima scomposizione di questo trinomio notevole del tipo x quadro, meno 5x meno 14, andiamo avanti. Proseguiamo con un'altra tipologia sempre tratta dal Bergamini, Trifone e Barozzi, a alla quarta meno a quadro meno 20, queste sono
trinomi di secondo grado notevoli, ma b quadratici, essendo a alla quarta un a al quadrato per 2. E quindi, se la variabile è, possiamo considerare questo come un trinomio di secondo grado, nella variabile a, alla qua, alla, a al quadrato, in quanto questo è un a al quadrato, meno un a al quadrato, meno un 20. Guardiamo meno 20, visto che meno 5 più 4 è proprio meno 1, questo possiamo scriverlo come a quadro meno 5 per a quadro più 4, che è la scomposizione di cui, che volevamo. Potevamo anche porre a quadro uguale t, variabile ausiliaria, e poi naturalmente saremmo arrivati a scrivere t meno 5 per t più 4, e quindi di conseguenza a quadro meno 5 per a quadro più 4, ma passiamo a capire subito che la variabile è a quadro, così come qui è x quadro, meno 2 meno 1 fa 1, 2 per meno 1 meno 2, quindi questo è un x quadro più 2 per un x quadro meno 1, dove naturalmente x quadro meno 1 è una differenza di quadrati scrivibile, lo sappiamo, come x meno 1 per x più 1, la composizione di quell'x quadro più x quadro meno 2 è x meno 1 per x più 1 per, evidentemente, x quadro più 2. X sesto più 5 x cubo meno 14, è un'altra b quadratica, questa volta la variabile, visto che questo lo possiamo scrivere come x cubo al quadrato più un 5x cubo meno un 14, la variabile x cubo, quindi possiamo porre se, per esempio x cubo uguale t, variabile ausiliaria, o lasciare x cubo e notare come meno 14 sia un 7 per meno 2, e infatti 7 meno 2 fa 5, quindi questo è un x cubo più 7 per un x cubo meno 2, che evidentemente x cubo più 7 per x cubo meno 2 è la scomposizione di x sesto più 5 x cubo meno 14. Meno y sesto più 7 y cubo meno 10, raccogliamo un meno fattore comune per avere un y alla sesta meno 7 y cubo meno 10. La variabile è sempre, parliamo sempre di un trinomio, questo qua dentro la parentesi, notevole di secondo grado, nella variabile y cubo. Notiamo come 10 sia un meno 5 per più 2, infatti meno 5 più 2 è in effetti un meno 7, quindi chiedo scusa, meno 10 è un questo è più 10 evidentemente, perché se cambio segno raccolgo un meno, diventa più 10. Ripeto, meno 5 per meno 2 è più 10, meno 5 meno 2 è meno 7, quindi questo è meno uguale meno aperta tonda y cubo meno 5 per un y cubo meno 2, che si può anche scrivere come, lasciandolo così, ma anche come moltiplicando col meno 1 per y cubo meno 5, come un 5 meno y cubo che moltiplica un y cubo meno 2. Questo è il risultato della scomposizione che stavamo cercando. X quadro meno 6ax meno 16a quadro. Passiamo a un altro trinomio notevole, ma questa volta non solo con coefficienti numerici, ma anche con coefficienti letterali. Infatti qui abbiamo un meno 6a. Troviamo due numeri che moltiplicati ci diano meno 16a quadro, sommati ci diano meno 6a. Beh, è molto semplice, meno 8a più 2a è un meno 6a, meno 8a per più 2a è un meno 16a, quindi questo è un x meno 8a per x più un 2a. Eccola qua, la scomposizione di questo x quadro, meno 6ax, meno 16a al quadrato. Passiamo avanti, qua abbiamo un 2x quadro più 7x più 3. Non è un trinomio notevole perché ha un coefficiente davanti x quadro 2. Allora cosa facciamo? Moltiplichiamo un 3, moltiplichiamo il 3, termine noto, per il 2 coefficiente di ax quadro, che fa 6. Visto che 6 è sicuramente un 6 per 1 e 7 è 6 più 1, questo lo possiamo scrivere come 2x al quadrato più 6x più x più 3, dove abbiamo scritto 6x più x come 7x. Raccogliamo un 2x a fattore comune qui, abbiamo che x più 3 più un x più 3, e allora guardate che raccogliendo a fattore comune un x più 3, la scomposizione di questo 2x quadro più 7x più 3 sarà un x più 3 che moltiplica un rimanente 2x più 1. X più 3 per 2x più 1 è la scomposizione di questo 2x quadro più 7x più 3, z al quadrato meno 7x cubo z più 6x sesto. E anche questo un trinomio notevole nella variabile z, dove meno 7x cubo è il coefficiente numerico letterale davanti a z, 6x sesto è il termine noto. Dobbiamo trovare due numeri che moltiplicati ci diano 6x sesto, sommati ci diano meno 7x cubo. Beh, è molto semplice, visto che meno dunque meno 6 x cubo meno x cubo come somma algebrica è proprio meno 7x cubo, e quindi
meno 6x cubo per meno, meno 6x cubo per meno x cubo è proprio meno 6 per meno 1 fa 6x alla 3 più 3x alla sesta, e quindi abbiamo che quello lì è un z meno x cubo per un z meno 6x cubo. Z meno x cubo per z meno 6x cubo, dove x cubo e 6x cubo sono termini numerici letterali, e la scomposizione di questo trinomio di secondo grado notevole a coefficienti letterali, che è z quadro meno 7x cubo meno 7x cubo z più 6x sesta. Proseguiamo con questi altri 5 esercizi: a quadro meno 2ab meno 3b quadro. Anche qua parliamo di un trinomio notevole a coefficienti letterali, dove abbiamo che meno 3b quadro lo possiamo scrivere sicuramente come un meno 3b per più b. Infatti meno 3b più b è un meno 2b. Ricordiamo che questo a quadro, questo trinomio di secondo grado nella variabile a, andrebbe meglio letto come a quadro meno 2b per a, dove meno 2b è il coefficiente numerico letterale davanti ad a, meno 3b quadro. E quindi questo non è altro che, ripeto, è un a meno 3b per un a più b, in quanto, ripeto, meno 3b per b è proprio meno 3b quadro, meno 3b più b è proprio meno 2b. 3x quadro meno 7x più 2, questo non è un trinomio notevole, ma è un trinomio di secondo grado che può essere trasformato in un quadrinomio, per poi essere effettuato dopo un bel raccoglimento parziale. Infatti possiamo moltiplicare il 2 per 3 che fa 6, meno 6 meno 1 è proprio meno 7, quindi questo lo possiamo scrivere come 3x quadro meno 6x meno x, che è proprio il risultato di meno 7x più 2. E a questo punto, raccogliendo un 3x a fattore comune, otteniamo un x meno 2. Qui, raccogliendo un meno 1, otteniamo un x meno 2. Se raccogliamo a fattore comune un x meno 2, avremo che x meno 2 va a moltiplicare la rimanenza, che vedete è 3x meno 1. 4x quadro più 3x meno 1. Anche questo non è un trinomio notevole, ma è un trinomio di secondo grado, dove basta moltiplicare il termine noto meno 1 per il coefficiente davanti a x quadro, che è 4, 1 per meno 4 è meno 4, e accorgersi che 4 meno 1 fa proprio 3. Quindi questo lo possiamo scrivere come 4x quadro più 4x meno x, che è proprio 3x, meno 1. Raccogliere un 4x qui, scrivere x più 1 che rimane, un meno 1 qua e scrivere x più 1, e quindi raccogliendo a fattore comune un x più 1 avremo che 4x quadro più 3x meno 1 è scomponibile in x più 1, che moltiplica quello che rimane, ovvero 4x meno 1. Penultimo, x quadro meno 4ax meno 12a quadro, questo invece torna a essere un trinomio di secondo grado notevole a coefficienti letterali, dove meno 12a quadro è dato dalla somma di meno, dal prodotto, chiedo scusa, di meno 6a per più 2a. Meno 6a più 2a è meno 4a, quindi questo è un x meno 6a per un x più 2a, semplicemente x meno 6a per x più 2a è la scomposizione in due binomi di primo grado a coefficienti letterali di x quadro meno 4ax meno 12 al quadrato. 5x quadro meno 13x meno 6. Anche questo non è un trinomio notevole, ma è un trinomio di secondo grado che può essere scomposto moltiplicando il 5 per meno 6, meno 30. Dunque meno 30 è sicuramente un meno 15 per più 2. Perché meno 15 più 2 è meno 30, meno 15 più 2 è proprio meno 13, quindi questo lo possiamo scrivere come 5x quadro meno 15x più 2x meno 6, dove meno 15x più 2x è proprio meno 13x. A questo punto proseguo qui, raccolgo un 5x a fattore comune nei primi due termini, effettuando quindi un classico raccoglimento parziale, avrò un x meno 3, qui raccolgo un 2 per avere un altro x meno 3, e quindi a questo punto, raccogliendo a fattore comune un x meno 3, avrò che x meno 3 che moltiplica quello che rimane, ovvero 5x più 2, è la scomposizione di quel trinomio di secondo grado non notevole del tipo 5 squadro meno 13x meno 6. Chiudiamo con gli ultimi due esercizi che ci propone il Bergamini, Trifone Barozzi, che non dedica per la verità moltissimi esercizi a questo, alla scomposizione del trinomio notevole, del trinomio di secondo grado, però per la verità bisogna anche dire che è l'unico libro che alla fine, e li faremo tutti, propone parecchi, più degli altri, devo dire, degli altri libri dal quale traggo gli esercizi di riepilogo sulle scomposizioni. Quindi se adesso diciamo è un po' meno generoso, lo sarà dopo. Gli ultimi due sono, questo penultimo è 2x ottavo meno x quarto meno 1. Dunque, non è un trinomio notevole, ma è un trinomio di secondo grado, perché si può essere scritto così, come 2x alla quarta, che moltiplica elevato al quadrato, visto che 4 per 2 è 8, meno 1x alla quarta meno 1. È evidentemente un trinomio di tipo biquadratico, così l'ho battezzato io, ma in realtà è così, perché vedete che moltiplicando per 2 il 4 otteniamo un l'8, l'esponente di grado massimo della x, però non è notevole perché abbiamo un 2 davanti. Allora cosa si può fare? Intanto direi di porre un x quarto uguale t variabile ausiliaria,
Dopodiché avremo un normalissimo trinomio di secondo grado non notevole del tipo 2t quadro meno t meno 1, che può essere scomposto moltiplicando il termine noto meno 1 per 2, meno 2, meno 2 più 1 è meno 2, quindi questo lo scriviamo come 2t quadro meno 2t più t meno 1, dove naturalmente meno 2t più t non è altro che meno t. Poi cosa facciamo? Effettuiamo un raccoglimento parziale dei primi due, del terzo e del quarto, raccogliendo semplicemente un 2t a fattore comune qui per avere un t meno 1. Qui già abbiamo un t meno 1 e quindi raccogliendo a fattore comune un t meno 1 scriviamo che la rimanenza è 2t più 1, quindi, 2t, quindi un t meno 1 per 2t più 1 è la scomposizione di quella 2t quadro meno t meno 1. Tornando quindi alla variabile originale, vediamo che 2x all'ottava meno x alla quarta meno 1, quindi che è 2x alla quarta al quadrato meno x alla quarta meno 1, è scomponibile in, mettendo al posto di t x alla quarta, in x alla quarta meno 1 per 2x alla quarta più 1, dove 2x quarto più 1 non può essere scomposto, ma x quarto meno 1 sì, abbiamo visto, perché pur essendo una differenza fra, è una differenza fra potenze simili pari che si può scomporre, perché questa qui è una differenza di quadrati, scrivibile come x al quadrato meno 1 per un x al quadrato più 1 per un già presente 2x alla quarta più 1. A sua volta 2x quadro meno 1 è un'altra differenza di quadrati, scrivibile come x meno 1 per un x più 1 per quindi un x quadro più 1, andiamo a salire, per quello che già c'è, un 2x quarto più 1. Pertanto x meno 1 per x più 1 per x quadro più 1 per 2x quarto più 1 è la scomposizione di quel 2x all'ottava meno x alla quarta meno 1. Andiamo a fare l'ultimissimo esercizio, abbiamo fatti tutti questi del libro Bergamini, visto che sono effettivamente non tantissimi, ed abbiamo questo, abbiamo un 3x elevato alla quarta più x elevato al quadrato meno 2. Dunque, come dobbiamo comportarci in questo caso? Anche qui, naturalmente, possiamo scrivere questo. Questo non è un trinomio notevole, perché c'è un 3 davanti. 3x quadro al quadrato, potenza di potenza, più x quadro meno 2. Anche qui, se volete, ponete x quadro uguale z, per esempio, variabile ausiliaria, se vi piace la z, la y, un articolo, come vedete voi, e abbiamo che 3z al quadrato più z meno 2 è il nostro trinomio di secondo grado non notevole, dove bisogna moltiplicare il 3 per il meno 2 e viene meno 6, visto che 6 per meno 1 è meno 6, 6 meno 1, chiedo scusa, visto che, sì è giusto ma non è questo il caso, visto che meno 2 per 3 fa meno 6 e 3 per meno 2 fa meno 6, 3 meno 2 è 1, questo lo possiamo scrivere come 3z al quadrato più 3z meno 2z meno 2, dove di nuovo effettuiamo questo raccoglimento parziale del primo, del secondo, terzo e quarto, raccogliamo un 3z nei primi due per avere uno z più 1, raccogliamo un meno 2 nel terzo e quarto per avere un altro z più 1, a questo punto raccogliamo fattore comune uno z più 1 e avremo che z più 1 che moltiplica ciò che rimane, che è 3z meno 2, è la scomposizione di questo 3z quadro più z meno 2. A questo punto da z, tornando a x quadro, otteniamo che la scomposizione di 3x alla quarta più x al quadrato meno 2 è pertanto un x elevato al quadrato più 1, che non si può scomporre, che moltiplica 3x al quadrato meno 2. Faccio i complimenti al Bergamini, perché in questo caso non mette risultati e io questo lo prediligo rispetto a chi mette invece i risultati. Io vi saluto a questo punto, nel prossimo video inizieremo finalmente la scomposizione mediante il teorema, evidentemente, e la regola di Ruffini. Quindi dedicheremo video ampi e numerosi a questo tipo, a questa ultima scomposizione di questa playlist. Ciao a tutti e alla prossima.